Balla a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Furio Bintendo e oggi siamo tornati su Yoshicraft World. Allora, in questo episodio extra, oggi è il questo qui è il penultimo episodio, andremo a fare tutte quante le missioni extra. Intanto c'è la... aspettate un attimo che adesso vi faccio vedere una cosa carina. Adesso siamo sulla nave dell'ultimo episodio, una cosa molto carina che volevo farvi vedere. Allora, in questo episodio andremo a fare lo scontro con i boss, che non so quanto diverrà lungo questo video, però potrebbe rivelarsi lungo. Allora, scenario. Allora, andiamo intanto dal Latinello, prima di tutto. È questo? Sì, vai. Latinello time. Allora, quali sono le tue richieste? Finisci entro 1 minuto e 25. Finisci senza subire danni. Attacca una calamita quando la faccia del boss diventa rossa. È un po' complesso, bisogna essere molto precisi. Ok? Bene, iniziamo. Allora, non mi sono allenato molto. Cioè, nel senso, quando ho finito vari episodi, io mi sono allenato un pochino prima di fare questo tipo di video, perché me lo aspettavo che dovevo fare questo video. E poi il resto stiamo vedendo adesso. Allora, vai, bisogna sbrigarsi. Vai. Allora, appena compaiono gli Squirtix, bisogna sbrigarsi. Appena compaiono gli Squirtix. Allora, vai, Latinello. Ok. Allora, spero di farcela, spero. È finita? Sì. Allora, gli Squirtix. Allora, da quanto ho capito dovrei fare una cosa del tipo... bello, ce l'ho fatta, bene. Ouch. Vabbè. Dai. Poi dopo... Faccio di nuovo senza subire danni. Spero solo stavolta di farcela, primo tentativo, vai. Per fare queste cose intorno, vai. Quanto aveva detto? 1 minuto e 25, ok. Allora, adesso mi serve una calamita tipo subito. Allora, appena compaiono gli Squirtix. No, porco cane. No, non ce l'ho fatta, dannazione. Vabbè, ci ho provato. Niente, non ce l'ho fatta, dannazione. Ok, adesso ci riproverò adesso. Io adesso proverò a fare tutte le altre due sfide. Anzi, che comunque per riuscire a farlo perfetto, bisogna comunque fare così. Cioè, nel senso, bisogna comunque attaccare la calamita al momento giusto per riuscire a farlo perfetto. Dai, riproviamo. Già siamo a 3 minuti, cacchio. Diciamo che Latinello per adesso è quello che mi dà più problemi. Latinello. Perché bisogna avere... Allora, perché questo qui è il boss per il quale bisogna avere un timing di lancio proprio perfettissimo. Allora, gli Squirtix, dove sono gli Squirtix? Porco demonio. Ok, spero di farcela comunque. Spero di farcela. Se non ci riesco lo riavvio, me lo dico prima. Non so se ce la farò. Non lo so io. Mi sa di no, cazzo. Perché adesso, perché questa fase dura troppo. Proviamo perlomeno a fare senza danni, però dubito. No, niente, non ce la faccio più. Aspettate. Cacchio, per poco. Per pochissimo, dannazione.
Ah! Per pochissimo! Per pochissimo, dannazione! Adesso ci riproverò. Proverò a fare nell'altro modo, dai. Il problema è che bisogna farlo perfetto, altrimenti non ci dà il terzo fiore. Altrimenti non ci dai il terzo fiore, altrimenti. Magari fosse più semplice, però no. Ripeto, non so quanto diverrà lungo questo video, però boh. Ok, vai Latinello. Il problema è... Vabbè, avete capito, non lo ripeto più. Sono leggermente in ansia per questo video. Cioè, per adesso, allora, con Latinello per adesso c'è. Allora, gli unici che non mi fanno paura sono lo Comedrillo, Goffri e la e Pignatta Piranha. Gli altri invece mi fanno paura. Porco cane! Ok, ricomincia. Bisogna farlo perfetto, altrimenti non si può. Adesso sta zitto, va? Se no mi sconcentra. Perché non ci riesco? Ah! Cioè, vabbè, adesso cominciamo a fare le cacchiate proprio all'inizio. Sì, vai, arrabbiati. Mi sa che questo video sarà pieno di tagli allora a sto punto. Ok, allora. Adesso mi serve subito il magnete. No! Per poco, dannazione! Per poco!
Bisogna farlo la prima volta al secondo giro, la seconda volta al primo giro. Bisogna fare per forza così, altrimenti non c'è speranza. Ok. O almeno fare almeno fare così, non lo so io. Ok, vai, dai, vai. Ce l'ho fatta, ok, fiuff. Ce l'ho fatta, non ci credo. Ok, ci ho messo meno del previsto. Ok, fiuff, non ci posso credere, ce l'ho fatta al primo. Ce l'ho fatta. Ok. Perfetto. E adesso comparirà la cosa di 100%, vai. Hai completato tutte le sfide dello scontro con Latinello. Perfetto, adesso un attimo che mi cambio, un attimo. Scegli uno Yoshi. No, perché ho preparato ogni Yoshi per ogni combattimento. Caruccia come cosa direi, no? Bene, prendiamo lo Yoshi questo qui, vai. E adesso andiamo dalla pignatta pirania, dai. Pignatta pirania time. Scenari, vai. Allora, pignatta pirania, dove sei? Eccoci qua, scontro con pignatta pirania. Allora, cosa vuoi tu? Allora, finisci entro un minuto e 23, finisci senza subire danni, spezza almeno due liane. Questo qua è più semplice di Latinello, fidatevi, vai. Ok, vai. Latinello veramente mi mette un'ansia, visto che non ci sono mai riuscito a farlo decentemente, vai. E adesso che sto facendo il video, mamma mia. Allora, pignatta pirania time. Vai. Bene, è uno. Pignatta piranha, fidatevi che è molto più semplice. Basta semplicemente stare attenti a quello che si fa e a dove si lanciano le uova. Ok, adesso dovrebbero apparire le liane, vai. No, vai, miralo. Ok. Vieni qua, pignatta. Una, spam. Ok, vai. Ok, adesso non facciamo cagate. Non facciamo cagate adesso, dai. Dov'è che appare? Ah, al centro, vero? Adesso non facciamo cagate. Smash! Bene, primo tentativo. Non ci posso credere, vai. Tutto quanto al primo tentativo, bene. Non ci credo, al primo tentativo tutto quanto, perfetto. Vai. Così si fa. Bene, adesso andiamo da Goffrey. Vai. Scusate per la batteria scarica, però vabbè, non ci posso fare niente, dai. Perfetto, vai. Hai completato tutte le sfide dello scontro con pignatta pirania. Perfetto. Adesso andiamo, adesso tra poco, vabbè, tra poco. Andiamo da Goffrey. Allora, dov'è quello con i vestiti di Goffrey? Eccolo qua, vai. Vai. Ripeto, quelli che mi preoccupano di più sono il boss finale e Kamek. Vai. Adesso scenari. Allora, ecco qua, scontro con Goffrey gonfiato. Allora, cosa vuoi?
Finisce entro un minuto e 20, finisce senza subire danni, tira un pingo balzo sulla schiena del boss per farlo cadere. È fattibile, fidatevi, è un po' strano ma è fattibile, molto più fattibile di Lattinello, vai. Iniziamo. Nel caso più tra un po' metto, se si scaricasse del tutto il controller, userò soltanto il controller blu. Allora, Goffre. Come stai, amico mio? Tutto ok? Io bene, almeno. Allora, vai, Goffre. Allora, mi concentro qui, vai. Smash. Ok. Ok, adesso vai Goffre. Vai con l'attacco lì, smash. Ma l'ho colpito. No, ok. Ok, a quanto pare Goffre deve essere già sulla superficie, altrimenti non viene contato. Vai. Ok, rifacciamolo, va. Ho fatto io un errore stupido, vai. Nel frattempo, comunque, capito, bisogna tenersi un pingo balzo finché Goffre non si avvicina a voi e poi sta per cadere di schiena, vai. No. Beh, ok. Vai, ok, è fattibilissimo. Vai. Ok, vai Goffre. Vieni qui. Dov'è che cadi? Di là, ok. Adesso farà comparire i pingui balzi, quelli però con questo qua. No. Porco cane. Vabbè. No, rifacciamolo. È veramente vergognoso. Vi giuro che non sono mai stato beccato così dai pingo balzi. Come ho fatto a fare un errore così stupido? Duh. Dai, Goffre, è il più semplice. Dai, Goffre, mi sta anche simpatico come personaggio. Dai. Goffre, perché mi fai questo? Mi stai anche simpatico. Ok, vai, Goffre. Goffre, gonfiato. Goffre, vai, però non fare il cattivone. Cioè, capisco che sei cattivo, però dai. Ok, vai di nuovo. Spostiamoci perché Goffre ci fa male. Ok, adesso vai pingo balzi. Stavolta non mi faccio beccare. Ok, perché volo. Adesso dammi i pingo balzi decenti. Ok, vai. Bene, fine. Tutto quanto al primo tentativo, wow, bene. 308 fiori, vai. Piano piano ci avviciniamo. Hai completato tutte le sfide dello scontro con Goffre gonfiato. Ok, il prossimo è leggermente più difficile, vai, scegli uno Yoshi. Andiamo dal Locomodrillo. Dai, un attimo che mi cambio Yoshi, un attimino. Ok, dove sei? Eccoci qua. Dai. Allora, Locomodrillo è leggermente più difficile, vai. Scenari, vai, Locomodrillo, dove sei? Eccoci qua. Vai, scontro con Locomodrillo. Allora, cosa vuoi tu? Allora, finisci entro un minuto e 35, finisci senza subire danni, rompi almeno due segnali. Ok, questo è un po' più particolare. Praticamente, non è che... Non è, per farlo perfetto, è un po' come il Lattinello.
Non è che potete anche scegliere di non farlo, però fare anche le altre due sfide. No, se volete farlo perfetto, dovete per forza rompere quei segnali, ok? Non so se mi sono spiegato, però dovrei, dai. Vai, locomodrillo. Parti. Allora, vai. Qua non può, nella moda, se giocate in modalità normale, non potete mancare neanche un tipo timido. Vai, dovete prenderli per forza tutti nella modalità normale. Per fortuna io ho la modalità relax. Ouch, come? Rifacciamolo. No, perché non posso farmi colpire ogni volta così, scioccamente, dai. Mi piace anche il design di questo personaggio, dai. Ho fatto anche da cosplay tuo, come vedi. No, locomodrillo, caro, e dai. Vai. Ok, è uno. Adesso però non facciamoci colpire come degli sciocchi, perché prima mi sono fatto colpire proprio in modo vergognoso. Ok, vai, locomodrillo. Ok, adesso fai apparire altri tipi timidi, vai. Ok, adesso anche i segnali. Allora, aspettate, uno e due. Bene. Praticamente questa è la mia pattern. Uno e due. Poi l'ultima è uno, due, tre. Vai. Venite qua, tipo timidi. Adesso locomodrillo vi segue pure. Ok? Vai. Quindi attenzione, vai. Allora. Ok, attenzione adesso. Ok, attenzione, questo qua è il suo attacco più rompiscatole, vai. Anche nella sfida con Kame, che è la sfida quella più difficile. Adesso qua vi consiglio di volare, adesso. Una, due, tre, bene. Anche questo al primo tentativo, bene, vai. 311 fiori, dai. Adesso andiamo da Gran Re Bowser e Mega Baby Bowser. Ah, questa mi preoccupa un sacco. Ah, vero. Hai completato tutte le sfide dello scontro con Locomodrillo. Ok, adesso andremo da Gran Re Bowser. Ma prima mi cambio un attimo. Metto lo Yoshi verde con Gran Re Bowser, dai. Dove sei? Eccoti qua. Vai. Che bellissimo. Non ho mai usato sto vestito, però adesso lo userò. Dai. Ok, adesso andiamo da Gran Re Bowser, dai. Ok, scontro con Gran Re Bowser. Allora, cosa vuoi tu? Allora, entro 4 minuti e 30 finisci senza subire danni, colpisci un meteorite gigante con un martello. Ok, praticamente è un po' strano come concetto, ma dovete conservare un martello per riuscire sia a fare la cosa che ha detto di fare, ossia del meteorite, però anche a resettare gli attacchi di Mega Baby Bowser, dai. È un po' strano il concetto, però quello, dai. Non potete mancare neanche un tipo timido se giocate in modalità normale. Ok, bene. Ripeto, la musica di questo boss finale è veramente bellissima, dai. Allora, vai. Ok, vieni qua. Vieni qua, Mega Baby Bowser. E smash. Ok, adesso aspettate. Ok. Ok, la moneta ormai non interessa. No! Ah! Ok, ricomincia. Ho sbagliato tanto, scusate. Devo farlo perfetto, altrimenti no, sono contento, dai. Dai. Ok, macchinetta. Braccio a macchinetta, non so bene cosa sia, però ok. Ok. Ok, adesso consiglio. Vabbè.
Aspettate, prendete tutti questi tipo timidi perché vi serviranno dopo. Ok. Ok, vai. Vai, Mega Baby Bowser. Smash. Perché tanto avevo già sbagliato da prima, mi ero dimenticato che bisogna conservarsi tipo timidi. Adesso qua io preferisco volare, dai. Ok, per fortuna io ho la modalità relax, per fortuna. Ok, adesso, ah no, ah, io mi ricordo che faceva il senso a tiro. Ok, vai. No, porco cane. Ok, ho finito i tipo di le uova adesso per il problema. Ok, vai. Ok, adesso lanciami i tipo timidi. E qua, ok. Spero di aver fatto bene, spero. Ok. Ok, ho ancora 3 uova in effetti, dai. Adesso va anche il senso antiorario, vai. È finito? Dai. Intanto ne distruggo uno. Ok, vai, salta. Ok, adesso mi servono dei tipo timidi. Lanciami tipo timidi, ok. Ok, me ne serve un altro. Ok. Spero di riuscirci. Ah! Ok, lo fa. No. Vabbè, lo farò poi dopo, dai. Ok, vai. Ok, adesso c'è Gran Re Bowser, vai. C'è Mega Baby Bowser, dai. Ok, non è che magari adesso... Vabbè, facciamo stare. Ok, adesso estrema attenzione, bisogna farla perfetta adesso, vai. Non è che magari tipo adesso che ho tutti i punti vita magari me lo conta, non lo so io, vai. Ok, piazzatelo qua. Poi adesso piazzati di qua. Ok, praticamente beh, dovete conservarvi un martello per resettare i suoi attacchi, ok? Poi dopo dovete usarne un altro. Ok, adesso dammi un altro. Ok, adesso vieni qua. Ok, vai. Ok, adesso io non parlerò molto perché mi devo concentrare. Ok, adesso perché l'ho piazzato al lato destro? Perché il primo meteorite gigante va alla destra, vai. Ok, bene. In questo modo si riesce a resettare gli attacchi. Ok, adesso fai le comete. Ah, comunque non si può resettare l'attacco delle comete. Se l'attacco delle comete serve per forza, dai. Vai, 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 vai. Smash! Ok. Ok, adesso, appena si avvicina di qua. Ah, ok, il meteorite adesso, vero? Aia, vabbè, tanto ho già subito danni già da prima. Ok, sì, lo so, batteria quasi scarica, lo so. Vieni qua. Ok, bloccalo, adesso, veloce. E fine! Ok, adesso, probabilmente adesso farò un taglio, perché adesso devo farlo senza subire danni, vai. Vai.
Fine! Ok, sono riuscito a farlo perfetto stavolta, dai. Adesso seriamente andiamo da Kamek, vai. Bene. Hai completato tutte le sfide dello scontro con Grarre Bowser. Ok, adesso mi cambio un attimo. Scusi, no, così. Prendo uno Yoshi. Adesso mi prendo lo Yoshi rosso e vado da Kamek, vai. Dove sei? Ecco di qua, vai. Proprio quello che mi serviva, vai. Bene, adesso andiamo da Kamek. Allora, il problema è che è quella più difficile in assoluto, vai. Allora, finisci entro 2 minuti e 50, finisci senza subire danni, completa la sfida senza far cadere nessuna piattaforma. Senza la modalità relax è molto più difficile di Grarre Bowser, fidatevi, dai. Vai, iniziamo. Seriamente stavolta. Beh, io intanto sta parte io la salto, quindi. No! Ok, rifacciamo. No, perché quei tipi timidi bisogna prenderli a tutti i costi. Vai. I tipi timidi bisogna prenderli a ogni costo, ripeto. Vai. Ok, vai adesso. Oddio, ok. Ok, adesso appena Kamek esce dall'attinello. Vai. Ok, la fase più difficile è quella di Locomodrill, ok? Quella più difficile in assoluto, vai. No! Ok, no, rifacciamo. Perché praticamente in modalità relax c'è possibilità di togliere di mezzo le staccionate di Locomodrillo, vai. Ok, devo stare zitto, altrimenti non riesco, vai. Ok, adesso arriva la parte con la più rompiscatole, ossia le matite. Duh. Ouch, vabbè. Porco demonio! Oh, mamma mia. Ok, il problema è che questa fase dà veramente fastidio, il problema. Mi sa che qua, allora mi sa che dovrò fare come l'attinello originale, ossia che dovrò fare più volte per questo gioco. Questa fase, vai. Ok, vai, lattinello. Kamek, lattinello. Ok, vai. Adesso. La cosa più rompiscatole sono queste dannate matite. Porco! Ecco, mi sa che sto pezzo sarà pieno di tagli. Thank you.
Oddio, che caspia faccio per lì un po'. Porco. Mamma mia, che fastidio. Veramente questo boss, oltre ad essere difficile, è anche molto fastidioso da 100%izzare. Il problema è che qua ci dà poi soltanto un uovo, quindi... Ok, proviamo a stare un po' più di qua, va? Il problema è che Kamek qua si sposta. Ok, ce l'ho fatta, vai. Vai, smash. Ok, ora iperattenzione qui. Qui alla fase di gran reba, di gran magicupa, come si chiama, vai. Oddio, come mi ha sfiorato. Ok, venite qua. Ouch, vabbè, non importa, non importa, dai. Ok, Kamek, esci dal robot. Porco, ma perché, dai? Vabbè, lo, poi nel caso lo rifaccio da solo, però poi, dai. Ok, adesso devo stare iper attento, però. Sì, lo so, dai. Quanto l'aveva detto? 2 minuti e 50, ok, dai. Ok. Mamma mia, che ansia, sto zitto, va. Adesso l'ultima è iper difficile. Porco demonio! Ok, per piacere, Kamek. Ok, forse si può ancora fare. No, 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 no! Oh! Mamma mia, che fastidio sto boss! Bene amici, allora, sono riuscito a fare due fasi. Mi manca soltanto quella della sfida senza far cadere nessuna piattaforma, ma sappiate che questo boss è particolarmente difficile che neanche potete immaginare. Ci provo, però non vi posso dire niente. Ya, Kamek! Sbam! Oh mio Dio! Nyashi! Oh mio Dio, amici! Voi non avete idea di quanto ci ho messo! Oh, se già... Allora, mamma mia, ci ho messo tipo quasi 50 tentativi. Oh mio Dio. Questa è stata una delle esperienze videoludiche più dure, difficile ed estenuante della mia vita! Oh, 317 fiori. Oh mio Dio, Kamek, che odio però che ho per lui. È anche uno dei miei personaggi preferiti. Ho completato tutte le sfide dello scontro con Kamek. Sì, grassone.
Raccolta di fiori completata. Complimenti per aver collezionato tutti i fiori ridenti. Lo so, adesso possiamo dare questi fiori a questo tizio maledetto. Sì, prendili tutti, tutti, vaffan bene. I miei più sentiti ringraziamenti, sono pieno come un uovo. Ecco una meritatissima ricompensa. Costume rarissimo, sole dei desideri. Ecco, questo è il premio per aver 100%izzato l'intero gioco. Adesso scegli uno Yoshi. E mettiamo questo costume, poi basta, questo let's play finalmente è finito. Neanche per niente, perché devo fare un'ultima cosa. Vai. Allora, prendiamo lo Yoshi. Ho deciso di darlo allo Yoshi viola, questo bellissimo costume. Dai. Oddio, ci ho messo 50 tentativi. Cambio costume, l'ultimo. Vediamo un po' come stiamo sulla barca. Fatemi un attimo vedere così tanto per. È bellissimo, adesso tutti quanti siamo al completo. Ragazzi, ma mai più una cosa del genere. Va bene, amici miei, basta. Domani uscirà l'ultimo episodio di Yoshi, per il quale farò vedere tutti quanti i costumi del gioco e poi basta. Spero che il video vi sia piaciuto. Come di cosa, per iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate tanti bei commenti, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram che trovate sotto alla descrizione di questo video, attivate la campanella e noi, amici miei, ci rivedremo presto.